Tutti ormai ci danno per morti. Tutti ormai ci vedono finiti. E i loro mezzi sorrisi sembrano dire: game over, fine della corsa, ragazzi. Ecco, loro non fanno parte di quel together che tanto ci unisce. Noi, il vero popolo bianco-nero, sappiamo cosa siamo e cosa non siamo. Beh, sì, è vero. Siamo noi quelli che hanno preso 3 gol dal Real Madrid. E siamo sempre noi quelli che hanno applaudito il nostro avversario più odiato. Perché poi, alla fine, diciamoci la verità, si odia chi troppo amore ci dà. Ma di certo non siamo quelli che sono costretti a tifare un'altra squadra perché la propria non può regalare queste emozioni. Non fanno parte di questo popolo chi indossa e tifa con i nostri colori e se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo e poi quell'altro di quanto sbaglia. Beh, non so voi, ma a me questa cosa mi fa incazzare, perché i vigliacchi fanno così e noi non lo siamo! Noi siamo la Juventus ed insieme affronteremo questa ennesima sfida. Difficile, ma non impossibile. Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire. E noi non siamo morti come ci vogliono far credere. Abbiamo altri 90 minuti. Altri 90 minuti che ci dicono che siamo ancora vivi, che abbiamo ancora un'altra chance. Abbiamo l'occasione di fare l'impresa del secolo e di sdoganare ogni calcolo, ogni legge fisica esistente nel calcio, che va oltre ogni logica. Entreremo nella loro corrida infernale. Porteremo la rabbia e la voglia di riscatto. E nonostante le ferite, dobbiamo crederci. Dobbiamo credere con tutto noi stessi di poter ribaltare il destino che il Matador vuole infliggerci. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è per sempre. Impossibile non è per tutti, non è per noi. Noi siamo la Juventus e combatteremo fino alla fine, sempre e comunque, qualsiasi cosa accada.